Riconoscete questo posto, ragazzi? Questa è come sarebbe dovuta essere l'Ancient City nel passato. Lui è lo Sniffer, un animale da molti considerato preistorico, per via del suo aspetto, perché il suo uovo sembra quello di un dinosauro e soprattutto perché riesce a trovare dei semini sottoterra che poi ti daranno effettivamente un fiore preistorico. Sapete cos'altro ha in comune questo animale con la preistoria? Il fatto che sia stato aggiunto nello stesso update dell'archeologia, quindi con le città sommerse da scavare. Tutto infatti ci fa pensare che a quanto pare su Minecraft esistevano delle civiltà antiche che abitavano in queste terre ben prima dei villager e di Steve. E quindi quest'oggi andremo a esplorare il passato di Minecraft per ricollegarci alla sua storia. Beh, chiaramente tutto questo è piuttosto ipotetico, infatti è una mappa fatta da delle persone che però, secondo me, si avvicina molto a quello che la Mojang vorrebbe creare. Benvenuti in Minecraft nella preistoria. Qua abbiamo un libro con scritto capitolo 1, le creature antiche. Che cavolo è? Oreling. Wow. Guardate quanti dinosauri! Butterfish! Se vedete, somigliano più o meno tutti quanti allo Sniffer. Eccone un altro, il Furnek, che è uguale allo Sniffer. Vedete? E tu chi sei? Capitolo 2, villaggi antichi. Visto? Visto? Tutto si va a collegare agli ultimi update. Le città sottoterra, l'Ancient City, lo Sniffer. Quindi questo era un builder prima, adesso è il villager commerciante. Capitolo numero 3, oggetti e blocchi. Lingotto antico, spada antica, wow. Queste sono tutte cose, tutti oggetti di civiltà. Oh, aspetta, con il fiore potevi craftare uno zainetto. Questi sono tutti oggetti di una civiltà che adesso non esiste più su Minecraft. Allora, qua abbiamo delle ossa, sembrerebbe di un dinosauro gigante. Ma continuiamo un attimo a esplorare, vediamo che cosa riusciamo a trovare. Essendo questo un Minecraft preistorico, mi aspetto un bel po' di differenze. Beh, intanto, wow! Wow! Guardate quanti fiori antichi si trovano! Certo, perché un tempo era la normalità. Adesso invece per trovarli hai bisogno dello Sniffer. Quindi Minecraft era così? Nel passato? Fermi! Che figata! Li posso scavare questi? Oddio, sono durissimi. Non so se posso scavarlo, cioè ho paura di romperlo. Perché è molto duro, magari mi serve un piccone in diamante. Però sono troppo curioso. Che cos'è sto blocco? Con le pitture rupestri. Ah, me l'ha droppato. E a quanto pare è della semplice terracotta dipinta. Che spettacolo, ma che è il giardino dell'Eden. Scendiamo. A parte che, come vi dicevo, appunto si trovano tantissimi di questi fiori. Serracenia si chiama. E queste dovrebbero essere le creature preistoriche. Oh! Ehi, sei aggressivo? No. Allora perché mi stavi venendo contro con tutta quella rabbia? Posso attaccarlo, secondo voi? È pacifico. Ho ucciso una farfalla. E tu chi sei? Guardate, ragazzi! Esci fuori, l'ho scoperto. Ehi, dai, piccolino! Che cosa gli devo dare? Allora, vediamo nel libro guida. È un Oreling. Un mostro particolare che si camuffa all'interno dei blocchi per non essere visto. Quindi a quanto pare lui è un mostriciattolo che adora scavare e quindi ti trova dei minerali. Bello! E questo che è? No, vabbè, ragazzi. Io spero vivamente che Minecraft un giorno rilasci la storia ufficiale anche del passato del gioco. Quindi una vera e propria lore con tutti i villager che spiega per quale motivo i pillager sono cattivi, spiega da dove arriva il warden, eccetera, eccetera. Sarebbe stupendo. Quanti di voi vorrebbero una cosa del genere? Tutti, sicuramente. Wow! È quello che è. Che cosa abbiamo trovato, ragazzi? Il tempio dello Sniffer antico. Oh, mamma! Ma era molto più grosso dello Sniffer di ora. Guardate quanto è grande! Posso attaccarlo? Mamma mia, che male! Aiuto! Ok. Forse non è stata una buona idea, forse non è stata una buona idea, ma dove sono finito? No, devo correre. No, mi segue, mannaggia, è velocissimo. Mangia e rigenera. Mi devo prima equipaggiare, non posso affrontarlo adesso. È troppo presto. E tu chi sei? Sei buono, vero? Ti prego, dimmi che sei buono. Mi sta guardando male. Mi vuole attaccare? No, non mi attacca, vero? Sì, mi attacca. E tu che cosa cavolo sei? Ah! Oh mio Dio! Questo posto è pericolosissimo, ragazzi, dobbiamo scappare. I dinosauri non sono poi così tanto amichevoli. Che abbiamo trovato qua? Ancient Shard, perfetto.
Guarda quanti ce ne sono. Quindi dobbiamo andare alla ricerca di questi Ancient Shard per farci un'armatura. Probabilmente qua la netherita ancora non esisteva. Ehi, lasciatemi stare, dinosaurozzi, per favore. Hanno tutti un aspetto che ricorda vagamente lo Sniffer. Oh, qua c'è un'altra città antica. Allora, evitiamo il dinosauro che mi vuole uccidere. Abbiamo trovato altri Ancient Shard, perfetto, cibo. E una canna da pesca. Oh, aspetta, è diversa. È una canna da pesca con le ali di una farfalla. Ma perché? E questo cos'è? Sembra un doduo. Ok, lui è amichevole se non altro. Oh, mi hai stancato tu. Ora ti faccio vedere io chi è il vero imperatore anche della preistoria. Stupido dinosauro. Ah, mi ha dato la carne. Bene, bene, bene. Continuiamo così. Devo riuscire a equipaggiarmi. Ed ecco qua una di quelle città antiche. Quelle che adesso sono soltanto dei reperti e che le troviamo appunto sottoterra. Tra l'altro questa è palesemente la faccia del Warden. Oh, ho trovato anche un dente. Che ci abbiamo qua dentro? Ali di farfalla, oro, ferro. Ok. Bellissimo vederle ricostruite in questo modo. E adesso invece sono sommerse nelle profondità del terreno di Minecraft. Che figata. Eccolo. Guarda, guarda come si nasconde, non vuole più uscire. Dai, esci allo scoperto. Fatti vedere, piccolino. Lui è blu, quindi probabilmente va alla ricerca dei lapislazzuli. Vorrei vederlo in azione, ma è timido. Allora, ricordatevi che l'obiettivo è quello di battere lo Sniffer Boss. Un'altra città. Mamma mia, che meraviglia! Che meraviglia! Guardate, ci abbiamo ovviamente anche tutte le cose di terracotta, i vasi. Lui, chi è? Un costruttore, vero? Sì, ecco i costruttori. Guarda, guarda. Ciao. E questo... addirittura l'enchanting table. Questo, ragazzi... che ci crediate o no, è una città che conoscete molto bene. Infatti questa è l'Ancient City preistorica, prima che venisse sepolta sotto centinaia di blocchi di terra. Wow! Riconoscete il portale? Vediamo quali misteri si nascondono all'interno di questa Ancient City. Cioè, mi stai dicendo che il Warden non esisteva? Non c'è? Com'è nato il Warden? E questi qua che blocchi sono? Blocco di pelo, pelo blu. Quindi è una vera e propria città abitata da loro, i primi villager. Ma pensate... Va bene, io devo soltanto equipaggiarmi. Così sconfiggo lo Sniffer preistorico. Commerciano tutti la stessa roba inutile. Voi non siete mai cambiati, voi villager, sempre stupidi. Spero vivamente, ragazzi, che Minecraft e la Mojang un giorno aggiungano tutto questo alla storia ufficiale di Minecraft. Sarebbe un sogno. Allora, abbiamo 15 lingotti antichi, ho già fatto la spada. A questo punto mi farei anche il corpetto, i pantaloni e con questo ferro mi faccio invece i piedini. Da notare, tra l'altro, che si chiama lingotto antico. Vi ricorda qualcosa? No, perché a me ricorda le Ancient Debris, quindi la netherite. Magari questa è proprio un'antenata delle netherite. Potrebbe, potrebbe. Detto ciò, non mi sento molto protetto. Come vedete ho soltanto 4 tacche di protezione. Quindi spero siano sufficienti per affrontare il boss. Non lo so, non lo so. La cosa interessante è che al momento è notte e non ho ancora visto i mostri normali di Minecraft. Quindi probabilmente in questa versione non esistevano ancora creeper, scheletri, zombie e così via. Ma esistevano soltanto i dinosauri. Ok, qua siamo dal boss. Vediamo se starò forte abbastanza. Ciao, prendi questo. Ok, ora mi toglie poco. Poco, tra virgolette poco, mamma mia, mamma mia. C'ho un altro modo per ucciderlo, mi sa di no. Mamma che paura, meno male che non ti hanno aggiunto a te su Minecraft. Aia, wow, che dolore. Prendi questo, coccode. C'ho 2 cuori, c'ho 2 cuori, devo rigenerare. Un cuore e mezzo, un cuore e mezzo. Ok, è lontano, è lontano, dovrei farcela. Ok, sono pronto. Secondo round, prendi questo, aia. Morto! Che mi ha dato? L'elmetto di ossa. Non me lo fa indossare però. Ah, sì? Wow! Ecco qua degli altri dinosaurotti. Vi sembra una coincidenza che mi abbia droppato proprio l'elmetto? Ragazzi, io ve lo dico da una vita. L'elmo è l'oggetto leggendario di Minecraft. Ma io questi li posso cavalcare? Che figata! Ah, lo posso cavalcare anche senza sella? Bellissimo! Andare in giro con un dinosauro sniffer. Wow. Beh, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo mondo. Secondo voi è possibile che nel passato Minecraft fosse così? Quindi abitato da sniffer, villager preistorici, con delle città antiche bellissime? Secondo me stiamo andando proprio verso quella direzione. Nei prossimi anni potremo scoprire tante cose sul passato di Minecraft. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, lasciate un mi piace. Che è questo effetto? Ogni volta che mi piego, esplode qualcosa. Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!